minuti sulla pista di Silverstone. Bene, ritorniamo alla competizione. Vedete che Wikström sta avvicinandosi moltissimo a Cadalora. La situazione nel corso del quinto giro è terminato il quarto da pochissimo. È quella che conoscete con al comando August Sauinger, al secondo posto Luca Cadalora, al terzo posto Wikström, al quarto Pietro Niro, al quinto Autaniemi, ha perso terreno Thierry Foyth, che attualmente si trova in nona posizione. Thierry Foyth, che è l'unico svizzero attualmente a difendere i nostri colori. Cadalora non sta andando molto veloce, mentre altri piloti che di solito emergono in questa competizione delle 125 non si vedono nelle prime posizioni, tra questi sia Gianola sia Gresini, che sono piuttosto lontani dalla testa. C'è stata un'altra caduta nel frattempo, si tratta di Paolo Casoli, dell'italiano Casoli. Segniamo anche questa caduta insieme a tutte le altre che hanno caratterizzato questa competizione. Nulla di mutato nel frattempo in testa, anche se ricordiamo che Cadalora sta perdendo nei confronti di Wikström, che si trova direttamente alle sue spalle. Abbiamo con noi Marco Gentile, che tra poco scenderà in gara nelle 500. Cosa pensi di questa pista, delle diverse cadute che ci sono state? È una pista pericolosa? Pericolosa no, però molte acqua, scivola molto e qui si va molto veloce. È quello che è un po' difficile, perché la velocità al giro è molto, molto alta e si cade facilmente qui. Questa mattina ci abbiamo fatto il warm up, a me mi sembrava che scivolava abbastanza. In due mesi si è avuto molte cadute, in 125 è lo stesso. Adesso vediamo come va, ma penso che scivola abbastanza. Pensi che sia un problema di asfalto? No, c'è diversi asfalto, mette abbastanza acqua qui, allora quando più c'è acqua più scivola. Intanto vediamo che Gresini si sta fermando ai box, quindi un altro tra i protagonisti costretto ad abbandonare la competizione, quindi guadagna qualcosa evidentemente nel mondiale il suo compagno di squadra Cadalora. Quest'anno è stata la prima stagione che ha potuto fare completamente nelle 500 dopo il titolo che avevi guadagnato nel campionato europeo lo scorso anno. Hai trovato difficoltà a inserirti nel campionato del mondo? C'è una differenza tra l'europeo e il mondiale? Sì, una grossa differenza. Il livello è molto più alto nel mondiale. Molte già le ditte che sono qui, c'è molto veloce, molto veloce. Per me è bello, perché c'è molto da imparare facendo il mondiale. Tu tra l'altro hai scelto una moto che si può chiamare ancora sperimentale, migliora adagio adagio la Fior Honda? Sì, c'è una moto che non è lo stesso delle altre moto, e gara dopo gara dobbiamo metterla a posto e troviamo sempre cose per andare più veloce. E dalla stagione che ho fatto fino adesso si vede che la moto va sempre meglio del meno, gara dopo gara. Intanto Wikström si è portato al secondo posto e ha superato Cadalora, che può anche controllare un po' adesso la situazione, perché Gresini non è più in gara, comunque la competizione è ancora lunga. Cosa pensi della gara delle 500 che si svolgerà qui? Pensi che ci sarà comunque una lotta Honda-Yamaha, o le Yamaha sono superiori sul bagnato? Questo è difficile da dire, ma penso che se Garner va bene, Garner, Roche,
forse c'è onda Yamaha, ma vediamo. Luton è in testa, forse non prende molto rischi, non so come va. Forse anche Mamola, Saron anche. Suo fratello ha vinto in 250, lui forse vuole vincere anche in 500, così per la famiglia è bello. Tu sei un pilota che gradisce l'acqua o no? Ma delle volte sì, delle volte no. Quando tutto va bene, l'acqua va bene, ma se non va c'è della... non so come si chiama in italiano. Si appanna la visiera. Ecco, la moto non va bene, e come non sono a posto la moto scivola. Quando tutto va bene, l'acqua è bello anche da girare. Bene, allora non ci resta che farti tanti auguri, devi andarti a preparare per la corsa e speriamo di vederti in buona posizione. Ok, grazie. Ritorniamo a parlarvi della gara. Siamo giunti al settimo giro, si conclude il settimo giro con la situazione che avevamo già in precedenza, con al primo posto Auinger, al secondo posto Wikström, al terzo posto Cadalora, al quarto posto Autaniemi, al quinto posto si è portato Domenico Brigaglia dopo che aveva avuto dei problemi di doppiaggio nelle prime fasi, dopo una partenza non molto buona. Alle spalle di Brigaglia, al sesto posto, si trova Lucio Pietroniro e il nostro Thierry Foyt attualmente è ottavo. Siamo giunti a poco più di un terzo della competizione e si sono conclusi sette giri della gara. Intanto Autaniemi sta portandosi nella scia di Cadalora e di Wikström. La gara potrebbe rendersi interessante in queste ultime fasi. Avete visto che c'è stata un'uscita molto larga di Wikström, che è stato quasi affiancato da Cadalora, e si sta comportando bene anche Jussi Autaniemi, il finlandese, che corsa dopo corsa, nonostante sia un privato della più bell'acqua, sta guadagnando in esperienza e forse anche la messa a punto della moto e la sua esperienza personale quale pilota stanno migliorando di pari passo. Settimo anche al termine dell'ottavo giro il nostro Thierry Foyt, mentre davanti a lui le posizioni non mutano eccessivamente. Bowing era collezionato due terzi posti in questa stagione, nel mondiale si trova con 20 punti, pensate che Cadalora e Gresini ne hanno rispettivamente 66 e 64, una stagione nella quale Auinger si è più volte messo in evidenza, ma spesso ha avuto dei problemi che non gli hanno permesso di rimanere in posizioni d'avanguardia fino al termine. Domenico Brigaglia sta guadagnando nei confronti del terzetto che lo precede, formato da Wikström, Cadalora e Autaniemi.
conclude un altro giro per i piloti impegnati in questa gara delle 125. Non cambia nulla per i primi 5 posti e settimo posto sempre per Thierry Foyst, che comunque non riesce a guadagnare terreno nei confronti dei piloti che lo stanno precedendo in questo momento nella competizione.